Amici di Nerd Games, bentornati a una nuova puntata del nostro episodio podcast A qualcuno piace Nerd. Con me ci sono Mank. Ciao. E Mauro. Ciao a tutti, buonasera. Questa sera siamo qui riuniti, diciamo, per parlare di una saga che è un po' tornata sulla cresta dell'onda recentemente, che è quella di Harry Potter. Insomma, un anniversario importante, proprio con l'inizio di quest'anno si è celebrato questo anniversario ventennale, e siamo qui per sviscerare un po' quella che è questa serie, una delle saghe sicuramente di maggior successo del cinema, della letteratura e in generale del mondo nerd. Quindi direi di iniziare proprio con una domanda proprio semplicissima, giusto un parere così a bruciapelo. Cos'è che ha reso, qual è l'ingrediente che ha reso grande Harry Potter? Cioè quell'elemento che ha fatto sì che Harry Potter e tutto il suo mondo avesse successo, che di fatto poi ha ottenuto. Chi si vuole sbilanciare? No, se vuoi ti dico la mia, che sono il ragazzo padre qua della situazione. Secondo me la roba che ha funzionato tanto è che erano libri, parlo dei libri e poi tutto il resto è venuto dopo, il fenomeno è nato con i libri. Secondo me ha fatto tanto il fatto che è nata come saga per bambini, però poi in un sacco di casi, magari i genitori leggendoli ai bambini o prendendoli per i bambini, hanno avuto, scusa, il modo di leggerli anche loro, apprezzarli anche loro, e quindi è diventato immediatamente trasversale, cioè Pronti Via ha preso due generazioni. Io concordo, la stregione era al mercato e c'era una mamma che spingeva il passeggino con lo zaino di Grifondoro, ma era la mamma che aveva lo zaino di Grifondoro. E questa cosa mi ha colpito, perché anche secondo me è una di quelle poche saghe che effettivamente è davvero trasversale. In più, effettivamente la Rowling, perché ovviamente partiamo dai libri prima di arrivare al grande schermo, dove sicuramente, certo, secondo me, ha preso più persone, forse lì che ha conquistato la fascia più adulta, secondo me, ha scelto di far crescere i personaggi. I personaggi proprio crescono anno per anno, e l'ambientazione, secondo me, aiuta tantissimo, perché comunque tutti siamo andati a scuola, quindi sicuramente tutto ciò che è adolescenza, crescita, amicizia, amori, traumi, sono un po' legati a questo, nel senso che effettivamente pensare che tutto è ambientato con la magia, tra maghi e streghe, fa effetto, però in realtà si può dire che ha tutte le caratteristiche del classico Harry Potter, quindi è atemporale. Tra 50 anni, secondo me, sarà ancora, quando si leggeranno le classifiche di lettura dei libri, dopo l'immancabile Piccolo Principe ci sarà sempre Harry Potter, perché veramente funziona. Funziona il linguaggio, mi viene da dire, è appropriato, è sempre parlando dei libri. Perché anzi, mi verrebbe da dire, non so se siete d'accordo, che cresce con i ragazzi, con i personaggi, crescono le pagine e cresce, cioè si amplia sia l'aspetto del lessico che appunto dell'ampiezza della storia. E questo, sì, secondo me, è un aspetto che aiuta. La pietra filosofale è una favoletta, poi non parlerei ovviamente di romanzo di formazione, però va detto che gli ultimi hanno un loro perché. Certo. No, ma è verissima questa cosa, cioè se tu leggi il primo e l'ultimo libro hanno anche un registro lessicale, una struttura comunque di costruzione della trama completamente diversa. Cioè il primo è veramente una roba per bambini e l'ultimo è, cioè l'ultimo, gli ultimi sono veramente dei romanzi, dei fatti finiti, cioè non, romanzi fantasy, ecco, direi, non direi romanzi per bambini. Un'altra cosa che secondo me fa la differenza è che oggigiorno faccio fatica a immaginare una saga di questa portata, che quindi abbraccia anche più sfere, da quella letterale a quella cinematografica, che è contemporanea. Nel senso, penso alle altre grandi saghe, comunque Il Signore degli Anelli è andato a attingere un romanzo che era già bello che è uscito, già bello che è pubblicato, che ha avuto il suo corso. Qui si è proprio vissuta la contemporaneità,
un po' quello che forse era iniziato col Trono di Spade, ma che non è riuscito ad andare di pari passo e che quindi poi di nuovo le strade si sono separate e quindi non c'è stato questo seguito. Poi anche lì il discorso TV, invece qua siamo a che fare con il cinema. Ma io ricordo la trepidazione di quando doveva uscire l'ultimo capitolo e la gente non aveva idea di che cosa sarebbe successo, quale sarebbe stato il finale. E quello è stato, secondo me, anche quello un fattore che ha contribuito proprio al successo, combinato tutto quello che avete detto voi, perché effettivamente immaginiamo un bambino sugli 8 anni che comincia a leggere la pietra filosofale e in contemporanea cresce insieme a Harry. Quindi, cioè, come vede cambiare Harry, cambia lui e vuole sapere poi chiaramente come va a finire. Questo aspetto sicuramente, secondo me, ha giocato un altro ruolo fondamentale, tralasciando l'aspettivamente magia, bacchetta magica, scope volanti, che quello, vabbè, quelli sono già meravigliosi di per sé. No, secondo me è vero. E adesso, tra l'altro, ricordatemi, i film sono usciti tutti dopo la chiusura della saga letteraria, giusto? Non si sono accavallati. Allora, secondo me faccio un Ma controllo si al volo sono mentre accavallati, parliamo. dovrebbe essersi accavallati perché mi pare l'ultimo romanzo è uscito nel 2007, ma il film della Pietra Filosofale è 2001. Ah, ok, allora sì, no. Se il E film è del quindi, 2001, si sono sicuramente accavallati. esatto, e quindi è proprio per questo il bello, cioè nel senso al di là poi anche dell'ottima scelta, comunque anche a livello cinematografico, di mantenere sempre gli stessi personaggi dal primo all'ultimo film. E quindi questo sicuramente è una cosa di rilievo, perché ho avuto modo di vedere anche in altre saghe dove comunque il passare degli anni si cambiava attore. E questo non è comunque accaduto. Beh, Vabbè, diciamo diciamo che che Rowling Rowling ha ha aiutato. Ha aiutato col fatto che crescono i personaggi, anche l'aging degli attori stava perfettamente in tema e quindi. Sì, poi immagino a livello cinematografico sia stato molto più difficile dirigere i primi rispetto agli ultimi, perché comunque hai a che fare con molti più bambini, verosimilmente la loro prima esperienza proprio sul set, quindi un po' più complesso. Stavo dicendo che effettivamente siamo davanti forse al primo caso vero di contratto pluriennale, che adesso è diventata la normalità forse per l'MCU, che però lavora su grossi nomi. Ha fatto esattamente il contrario forse di questa saga, dove la forza stava nella storia, nei personaggi e appunto in bambini che adesso sono diventati degli attori, facendo la media matematica, famosi, anche se diciamo che Emma Watson, quella che sicuramente ha sicuramente spaccato Hollywood, però sì, Sì, mi viene da parliamo dire poi di che bambini, in questo senso, comunque i professori erano già attori di grandissimo livello. sì, Beh, no, sì. figuriamoci, anzi, uno che ha partecipato a Trappola di Cristallo, cioè, ha già vinto tutto nella vita. Esattamente. Però sì, senza dubbio è stata una bella intuizione anche questa, perché ovviamente, cioè, si può intuire che anche dietro il mondo di Hollywood sono tanti bambini da Drew Barrymore in poi che poi si sono un attimo persi. Diciamo che l'idea di riuscire a portare a casa tutti gli 8 film con loro è stata una bella intuizione. Assolutamente, perché Come comunque col questi senno di film poi, adesso non hanno. voglio introdurre subito un altro aspetto, è vedere i nomi dei registi legati al progetto Harry Potter. Perché si è partiti con Chris Columbus, cioè il re della 2002, commedia di fine 80-90, che passando ha per girato i Cuarón, primi ha due, corretto? fatto i primi due, esatto, per poi passare per Cuarón, Alfonso Cuarón, che poi più avanti vincerà l'Oscar per Roma, per poi invece invertire anche in questo caso l'aspetto personaggi regia con nomi di tutto rispetto, ma che sicuramente possiamo considerarli tra il Gotha o l'Hollywoodiani, però diciamo che mentre dicevamo che i libri sicuramente sono cresciuti con i personaggi e anche con i lettori, i film secondo me hanno un aspetto di creazione di quella cultura pop di cui noi spesso parliamo qui, nei podcast. Cioè, secondo me i film hanno avuto questo potere. Non so qual è il vostro parere, però diciamo la domanda che rilancio io a voi è questa. Non vi sembra che la Rowling ha tipo fatto l'assist, ma il gol vero e proprio è arrivato al cinema su Harry Potter? No, secondo me no. Cioè, o meglio,
come successo di grande pubblico, sì, però la Rowling ha fatto una roba senza senso dal punto di vista letterario, cioè veramente è stato un fenomeno boh, mondiale, Secondo una me roba. siamo, sì, sono d'accordo, siamo drogati, tra virgolette, dal fatto che chiaramente, banalmente parlare di cinema vai a prendere molte più persone rispetto a parlare di un libro. Cioè questo proprio è un aspetto banale, proprio più comune, quindi è chiaro che la cassa di amplificazione di un cinema, di un film, è nettamente maggiore a quella che può essere un libro. Però leggevo alcuni numeri oggi, durante, mi pare, il primo giorno di vendita dell'ultimo libro, sono state vendute tante copie che, impilate l'una sull'altra, raggiungevano la cima dell'Everest. Cioè, questo ti fa capire. Poi io Sì. credo che questo successo sia dovuto alla contemporaneità. Non lo sapremo mai, chiaramente, ma se la saga cinematografica fosse iniziata dopo l'uscita dell'ultimo capitolo, forse l'ultimo capitolo non avrebbe avuto questo successo, anche dal punto di vista letterario. Quello Questo. può essere una commissione di cioè che poi la saga cinematografica abbia alimentato il successo della saga letteraria, Su quello non questo. c'è ombra di dubbio. Poi. Però diciamo che tutti i lettori che conoscevo, cioè nel senso, nella mia generazione, quindi anzi, poi nella mia bolla, le persone della mia generazione che leggevano Harry Potter, sono tutte arrivate dai libri alla serie, Assolutamente. di film, un po' come è successo per il Trono di Spade, cioè tutte le persone che conosco io che conoscevano il Trono di Spade sono arrivate dai libri alla serie. E secondo me, appunto, sulla nostra generazione ci sta. Comunque, nel 2007 mi hai detto che è uscito L'ultimo. l'ultimo libro, quindi sono 8 libri. Il primo quando sarà uscito? Allora, i libri sono 7, il primo è Aspetta, che uscito nel ho. 96, nel Il 97, primo, in 10 anni. Dieci anni a esatto. scrivere. Lei ha finito di scriverlo nel 95, ci ha messo 2 anni poi a trovare chi glielo pubblicasse. Anche qua. Ok, quindi nel Pensa alle 97. case editrici che l'hanno letto e hanno detto no, niente, non Nel fa per noi. 97 io avevo 16 anni, ok? Quindi le persone di 40 anni adesso avevano 16 anni, che è un'età in cui puoi iniziare a leggere Harry Potter, capito? Sì, certo, Cioè, sì, assolutamente. col senno di poi puoi iniziare a leggerlo anche adesso, se sai che comunque è una saga, adesso che sai come è strutturata, eccetera, puoi pensare di leggerlo anche Certo. a 40 anni. Però all'epoca, per leggere il primo libro, non sapendo come va avanti, e dire, ok, leggo anche il secondo, potevi avere 16 anni ed erano già forse tantini, capito? Quindi secondo me era giusto, era l'età giusta, 16 anni o più piccoli. Un quarantenne del 97 secondo me non si metteva a iniziare con la saga e poi andare avanti, a meno che dovesse leggerlo ai bambini. Esatto, che è l'altro aggancio che vi ho detto prima, quindi sicuramente. Poi dopo il successo a livello di cultura pop, secondo me, basti pensare al merchandising è tutto basato sul film, sciarpe, indumenti, Quello come magliette, ovvio. e quello, esatto, come banale che sia, nonostante i libri avessero le loro illustrazioni e Harry Potter sulla copertina c'era ed era disegnato in un certo modo, ovviamente poi il cinema li ha sbancato, e quindi se vuoi una sciarpa di una della tua casa di Hogwarts, la prendi come quella del film. No, quello per forza. Se no, Quello non ti è. sembra neanche originale, tra Esatto, no, virgolette. ma è la pigrizia dell'immaginario, cioè tendenzialmente finché leggi e non c'è nulla di concreto, ognuno ha la sua sciarpa in testa, una volta che poi la vedi sul grande schermo, la sciarpa diventa quella lì, viene codificata e quindi ce n'è una versione sola. È normale. Comunque io vi Teniamo dico, io. presente. Vai. Scusa, Giù. No, vai, vai, scusa. No, io volevo, chiudendo il discorso di prima, io li ho letti tutti nel 2008. Perché me li ha fatti leggere mia moglie, nel senso che è stato questo scambio culturale per cui io le ho passato Martin, lei mi ha passato Harry Potter, quindi era E andata che ci ha così, guadagnato? ma tutta la vita io, lei, poverina, ancora me le tira dietro. Salutiamo E, Martin. no, ma lascia perdere. E quindi niente, io mi ricordo che fino al terzo libro bestemmiavo, cioè dicevo, ma che cazzo mi stai facendo leggere? Poi dal terzo inizia a salire e il cambio di registro è eclatante, cioè nel senso il quarto io me lo ricordo ancora, il quarto è il calice di fuoco, se adesso Calice di vado, fuoco. esatto,
passa da una roba per bambini a un teen drama. Cioè, il quarto lì è infatti c'è Dawson Creek anche con le scope volanti, se ve lo c'è la ricordate. svolta cinematografica perché lì c'è la prima uccisione. Lì c'è la prima vittima. Sì, però a parte la macro trama, il discorso del thrilling che inizia a entrare un pochino più nel, esatto, come dici tu, il primo morto, quindi comunque concetti un po' diversi, eccetera, però lì passano dal fare i compiti, il quidditch, Vabbè, tutte queste robe certo. qua, a limonare. Adesso No, oggettivamente certo. È quello. e quindi tu che sei un po' cresciuto, ti ci rivedi, come dicevate voi prima, ti ci rivedi un po' di più, fino a È quando poi chiaro. alla fine diventa centrale invece la trama. La trama orizzontale, quindi Voldemort e tutto quanto, e quindi lì diventa un po' più poco influente l'età, diciamo, dei protagonisti. Però per portarti lì cambia proprio il registro anche delle loro interazioni. Ma anche questo forse è il segreto del fatto che probabilmente Harry Potter è una saga che è destinata a durare tantissimo, nel senso perché tutte le nuove generazioni possono ripartire esattamente dall'inizio e rivivere le stesse cose. Cioè, è vero, chiaramente adesso la si conosce già e c'è tutto quello che già si conosce, ovviamente. Però un bambino non è che parte dai doni della morte e si ritrova subito. Cioè, può fare lo stesso percorso per rivivere le stesse cose, sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista letterario. Sì. Quello è segreto, secondo me. Perché io l'altro paragone, chiaramente, grande saga letteraria che faccio il Signore degli Anelli, lì non puoi iniziarlo a leggere quando ti pare piace, devi comunque avere una certa età, perché si tratta di un volume poco consistente, ecco, diciamo. Diverso il discorso per lo Hobbit, però siamo proprio due sfere completamente differenti. Cioè, il pubblico anche forse a cui era rivolto era un pubblico completamente differente. Però secondo Peccato me che lì un'epoca. vai. Io starei sugli aspetti temporali, nel senso che, un po' come abbiamo detto prima, il lessico è veramente importante. E Harry Potter, in un'epoca pre-internet, ha comunque cercato di riportare, cioè ha riportato tanto la lettura. Cercavo adesso i dati, sono stati venduti 500 milioni di Milioni. copie di Harry Potter, che non è una banalità rispetto a Un Signore degli Anelli che è nettamente superiore, però stiamo parlando di un 1920, 50, sì, circa, cioè quando effettivamente c'era la guerra e quando internet non c'era, televisione non c'era. Ah, Quindi ma secondo me certo. la grande sfida di Harry Potter è stata quella, cioè di portare dell'analogico in un mondo sempre più digitale. Per quello forse, cioè, Verissimo. a me colpisce Però quello, io prima dicevamo. posso anche dirti che però in un mondo come quello in cui è nato Harry Potter è anche più facile far conoscere l'analogico grazie alla sua digitalizzazione. Nel senso, è molto più facile magari far sapere che esiste questa saga di libri rispetto a 20 anni addietro. Io vi Chiaramente lancio una poi. grossa provocazione: secondo me, fosse uscito nel 2017, sui libri di sicuro non c'erano questi numeri. Ma dici? Ma non perché sia Non lo sfiduciato nei so. confronti dei giovani, però lo vediamo anche in altre realtà, appunto tratte da libri. Adesso, nel senso, come sappiamo tutti, essendo qua nell'ambito che più o meno da Prime a Apple TV, tutti stanno cercando di trovare una saga, un qualcosa in ambito fantasy da lanciare. Ma sui libri è veramente dura perché non sono più la prima scelta. Non sono più No, la prima quello è scelta. vero, però il fenomeno cinematografico che arriva dai libri è ancora vivo e lotta insieme a noi, dai, ci sono state le 50 sfumature non tanti anni fa, è vero, è un target diverso, però Adesso tendenzialmente Twilight non lo Twilight so un po' prima. collocare. Ah, Twilight interessante. e Harry Cerco Potter. subito. Twilight è un po' prima, è nei primi dieci, Perché secondo me. io Primi lì anni dieci. chiaramente. Io non ho visto, cioè non ho letto i libri, confesso, ma non so se fosse contemporaneo più o meno a Harry Potter, un po' dopo, un po' prima. Non lo so Allora, dire come film è un po' precisamente. dopo. Secondo me è intorno al Come film? 2008, tra 2008 e 2012, tipo una roba così. Preciso, preciso, preciso. 2008-2012.
dirci qualcosa sulle tue passioni Ragazzi, cioè, cinematografiche. qua non scappa un cazzo. No, Twilight, che è veramente la roba, penso, no, oggettivamente più rivoltante che mi sia capitato di vedere su uno schermo. Penso ho visto i primi due, poi mi sono poi rifiutato. Però, appunto, queste saghe qua ci sono sempre state. Twilight già era un po' più young adult, lì, Sì. come cazzo si dice. Quindi, un po' più traslata sui teenager già di partenza. Però, boh, secondo me ci saranno sempre queste situazioni di fenomeno digitale. Cioè, adesso potrà sembrare una bestemmia, però cioè, a me no, però magari a qualcuno sì. Zero calcare è la stessa cosa. Ma certo. Stavo arrivando lì, infatti, Il effettivamente. problema, secondo me, è che si è abbassata la qualità dal punto di vista letterario. Nel senso, oggi, secondo me, è molto più facile scrivere rispetto al passato. È molto più facile che una persona riesca a pubblicare qualcosa andando a riempire, diciamo, un carrello. Metaforicamente, tu stai nel carrello con i libri. Entra tantissima roba ed è molto più difficile magari riuscire a trovare quel prodotto di qualità che ti permette poi di fare qualcosa come è stato fatto in passato. Io la È vedo possibile. anche No, un no, è po' anche da quel possibile. punto di vista, ecco, nel senso, per l'amore di Dio, la facoltà, la libertà di scrivere ce l'abbiamo tutti, ci mancherebbe. Però questo, secondo me, forse magari anche un po', sai, questa cosa, voglio fare il nuovo Harry Potter, creare, e quindi tutti si lanciano e poi il mercato è così saturo che è difficile poi magari riuscire a scovare quel romanzo che veramente merita. No, è vero, questa cosa qua però ti dico, è la stessa cosa, succede la stessa cosa nella musica, cioè nel senso adesso chiunque, ma davvero chiunque, anche il Certo. peggio scappato di casa, ha i mezzi tecnologici per mettere fuori un disco prodotto in una maniera decente e quindi a intasare, tra virgolette, un mercato, Esatto. saturare un mercato pazzesco. Però se tu sei appassionato, ti parlo di musica perché appunto non essendo così appassionato di letteratura non ti so dire se è proprio la stessa cosa, però nella musica comunque i dischi buoni vengono fuori lo stesso, in qualche modo emergono lo stesso, Certo. immagino che anche in letteratura sia così, è vero che sicuramente per quanto anche con l'ascolto della musica credo che la gente non sia più appassionata come una volta, sicuramente ci sono molti meno lettori di una volta, Ma più quello è che altro, più... assodato. io non starei tanto, cioè, più che sui numeri, siamo tutti d'accordo che musicalmente e in tutti gli ambiti ci sono le nicchie. Harry Potter è stato Assolutamente. trasversale, nel senso che è andato a prendere Sì. dal lettore più veramente dal Ma Harry topo di Potter non è mai biblioteca. stato di nicchia, infatti, cioè, nel senso, ma nemmeno all'inizio, secondo me, è Cioè, stato di non... nicchia. cioè, ma nel senso che... Appunto, secondo me perché era nel pre-internet, cioè pensando, ci sono state un sacco di saghe di successo, c'è stato Twilight che abbiamo nominato, c'è stato Divergent, c'è stato Maze Runner, c'è tutta, anche quelle della Gli Hunger Troisi, cioè, Games, sì, raga, gli Hunger gli Games. Hunger Games, cioè tutte robe che effettivamente hanno preso, però possiamo già così parlarne in maniera vintage, cioè come un qualcosa che è passato e è rimasto. Questi Però sorri adesso che... io non vorrei, non so appunto collocarli, ma secondo me sono tutti post Harry Potter. Sì, ha voglia. Hunger Cioè, Games, capisci, è secondo quello il me, i discorso. Cioè, film nel senso, sicuramente. la pietra filosofale esce al cinema nel 2001 e fa sfracelli al botteghino, cioè è il secondo film della saga più visto dopo l'ultimo. Ciò ti fa capire che quelle saghe, è vero, ci sono state, ma senza Harry Potter dubito che ci sarebbero state. Ovviamente la controprova non l'avremo mai, non l'avremo mai, però io sospetto ce l'ho. Beh, Secondo secondo me me è sarebbe stato stato dura, vai. il film, secondo me sarebbe stato dura. È proprio l'effetto No, sì, cinecomico, certo. cinecomico ha successo, li faccio tutti. E quello Secondo me sul... è proprio un discorso di questo tipo qua, che era già con Harry Potter, erano già gli inizi, anche adesso magari non proprio, no, non saprei dire se Harry Potter è una delle cause o era già un effetto di questa cosa, per cui la gente ormai adesso è portata al cinema solamente da robe che conosce.
E quindi devi, ai tempi io mi ricordo, adesso non mi ricordo se è esattamente nel 2001, quindi quando c'è stata l'uscita di Harry Potter, però c'è stata una fase nei primi 2000 in cui venivano rifatti tutti i film degli anni 80 e 90, da Total Recall a mille altre cose, videogiochi sono arrivati sul grande schermo, da Resident Evil, la Tomb Raider, a quello che ti pare piace, cioè è tutto parte di un fenomeno per cui hanno iniziato a investire su brand di robe extra cinematografiche già note, che è un discorso che avevamo fatto in un'altra puntata, mi pare. Esatto. E Harry Potter entra tantissimo in questo discorso qua, cioè nel senso era wow, ho in mano un prodotto fantasy trasversale, che può essere gestito cinematograficamente, perché Alla appunto grande. altre cose non si possono, cioè il Trono di Spade non si potrà mai eventualmente fare un film o una No, serie di certo. film, capito? A meno che ne pensi appunto 10 film, però a quel punto cioè, hai la serie che è più o meno la stessa cosa, cioè, Certo. non ha tanto senso, capito? E quindi secondo me il botto è stato fatto anche per quello, perché è una di quelle robe per cui è un prodotto molto forte, tutti lo conoscono, se lo fai bene rischi di fare il botto. Poi farlo bene non è mica facile, perché ci hanno provato con La bussola d'oro, ci hanno provato con Divergent, ci hanno provato con altri mille saghe letterarie, La fallendo bussola spesso. d'oro, mio personale grande rammarico, cioè il fatto che non sia sfondato cinematograficamente. La serie TV mi è piaciuta moltissimo, queste materie oscure, però anche lì c'era un grande cast a livello cinematografico, sempre sulla scia, quindi. Le cronache di Narnia, Anche, un'altra bravo. saga che sicuramente, secondo me, paga credito, diciamo, paga debito a Harry Potter. Un altro aspetto poi sicuramente importante, che ha contribuito sicuramente alla saga, appunto, di Harry Potter è anche adesso spesso se ne parla, cioè mi ricollego a una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che è Antartide, che ho sentito l'altro giorno. Questa ragazzina che sognava di ricevere la lettera da Hogwarts per dimostrare di essere diversa dagli altri, no? E questo è anche proprio aspetto, diciamo, che è andato a attaccare i lettori, chiaramente della stessa fascia età di Harry, ma proprio quella voglia di evasione, cioè, proprio di entrare in questo mondo, credere che fosse vero, cioè proprio sperare che fosse vero, cioè, mentre magari con le altre saghe è un po' più difficile, perché secondo me la bellezza proprio e ciò che ha contribuito al successo di Harry Potter è che sì, c'è la magia, ma il mondo sembra terribilmente vero. Cioè, ti dà la Oh, percezione che cavoli. sia assolutamente vero. Banalmente anche solo la scelta dei luoghi, cioè adesso la stazione King's Cross mi pare che sia Londra, cioè la fila così per fare la foto al binario di 9 tre quarti, ma Sì, ma quello c'era già. Cioè, io sono andato a Londra l'ultima volta nel 2008, se non ricordo male, e c'era già il sì, carrello mezzo nel muro del esatto. binario 9 tre quarti. Sono furbi, cioè è stata furba anche, tra virgolette, Londra nel gestire questa cosa qua e creare, ma quello funziona un po' per tutte le serie, poi subentra il marketing del turismo, per cui vieni sui luoghi, facciamo il No, tour quello nei luoghi sicuro, di questo, certo. quest'altro, eccetera. Però sì, chiaramente se tu hai una saga ambientata in un mondo fantastico, però da cui si accede da casa tua, tendenzialmente la senti più prossima, la senti più vicina. Sì, perché sai, di solito le saghe sono di mondi distopici, cioè apocalittici, in cui è successo chissà che cosa che ha devastato la Terra, o sono in mondi che si rifanno a quell'età medievale per appunto antonomasia, no? Harry Potter no, Harry Potter è oggi, Harry Potter è ora, Harry Potter è adesso. Cioè, mi immagino il bambino inglese che vede Harry Potter nella sua città. Cioè, cioè, Però a Harry maggior Potter è ragione. adesso, ma era anche 20 anni fa.
cioè nel senso è un adesso piuttosto lungo, nel senso la positività è quella anche secondo me. Esattamente. Però attenzione, sono ben felice di essere stasera al bastian contrario, perché Peter Parker abita a New York e esiste da ancora prima. Cos'è che ha Però reso secondo Harry me Potter? il fatto che non sia un fumetto, Cioè il fatto che nasca da libri. secondo me assolutamente sì. Secondo me Perché noi. assolutamente sì. Che nasca proprio con l'intento di essere proprio un libro, un romanzo per bambini, che nell'idea di realizzazione è una cosa totalmente diversa che realizzare un personaggio un personaggio di fumetti. Perché comunque tu il personaggio di fumetti lo devi pensare in un determinato modo, devi sviluppare la storia attraverso uscite settimanali, devi sviluppare il personaggio attraverso uscite settimanali, qui ti prepari un romanzo. E quando esce il romanzo, tu dai un bel pacchetto completo Però al attenzione, perché noi lettore. abbiamo detto che però l'immaginario è stato conquistato con i film. Ma perché i Cioè libri che. hanno avuto successo? Cioè, se i libri non avessero avuto il successo che hanno avuto, nessuno si sarebbe sognato di fare il film, immagino. No, secondo me è quello che. Cioè, i libri hanno avuto successo perché erano belli, come abbiamo detto, erano trasversali, potevano accompagnare dei ragazzi nella loro crescita. Avevano una trama di fondo che poteva appassionare anche i loro genitori ed erano un fantasy, come dicevi tu, tangibile, cioè nel senso non un mondo immaginario, ma un mondo che è immaginario ovviamente, ma ha dei rimandi stretti al mondo di casa mia. Quindi questa cosa qua fa un po' favola di Babbo Natale, nel senso che tutti i bambini possono sperare da piccoli che gli arrivi la lettera, possono pensare che loro sono semplicemente dei babbani, ma magari si scopre che sono dei maghi e quindi c'è quella componente di immedesimazione, secondo me C'è quello un sì. po' un Matrix Harry Potter, diciamo. Nessuno ci vede di credere che in realtà siamo tutti babbani, il mondo di Harry Potter sia vero, per dire. Però, Credo che si giochi su quello, eh. Credo che si giochi un certo. po' su quello, anche l'immedesimazione dei bambini. Soprattutto quello, ed è per quello che secondo me è il raffronto con Peter Parker, cioè. Io non abbiamo qui con noi Stan Lee, non lo potremo avere per poterlo chiedere, però quando pensa a Peter Parker non so a che fascia d'età, a chi si rivolge nella sua mente, nella sua testa, a chi si vuole rivolgere. Secondo me è un pubblico diverso Bene, dobbiamo pensare che da Spidey è quello di nato Mr. nel Jones. 64 senza genitori, è per quello che io l'ho sempre collegati un pochino i due, senza genitori, non proprio il più figo della scuola. Il suo Malfoy è in realtà il classico quarterback della squadra di football, che è Certo. Flash Thompson. Mancano, anzi, Ron e Hermione. A dirla tutta, quindi mi verrebbe anche da essere ancora più provocatorio dire anche più dura come storia, perché Peter è proprio un po' sfigatino. Forse anche troppo, cioè nel senso l'uomo ragno da solo c'è un nemico che viene fuori ogni 3x2, cioè ne spunta uno nuovo, non è che gli Harry batte ha dentro tutto le ruote. questo club, nasce come prescelto, per appunto stare un attimo collegati anche a Matrix. Cioè, non volevo entrare nella parte dell'antagonista, però adesso No, che no, stiamo parlando, se Harry Potter assolutamente l'ho ci sta. adorato, ma diciamo che cioè, secondo me la Rowling è stata la persona giusta al momento giusto, cioè gli va dato merito di questo aspetto, Ragazzi, che a me, cioè, non so senza come di lei dire. non faremo questa puntata, come minimo. Come Sì, ma minimo. secondo me 10 anni prima o 20 anni dopo sarebbe cambiato tutto. Io ne sono proprio convinto. E secondo me ce lo sta dimostrando, cioè, perché secondo me è ora di nominarlo, quello scempio di Animali Fantastici. Nel senso, quella No, voglia lascia adesso di perdere. ampliare un universo non c'è più. Nel senso che. No, ma lì è Non so se vuoi. semplicemente cercare di alzare dei soldi, dai, adesso è Assolutamente. un'operazione Derivati dalla unicamente. prima, cioè, derivati Sì. dalla prima, secondo me, dalla fase centrale, che è stata l'idea geniale di Harry Potter. Sì, no, È per quello che dico. si sta cavalcando un brand come Ma con voi Guerre Stellari, come con. sentite la necessità di qualcosa di nuovo legato a Harry Potter? No. Cioè, anche secondo Parecchio. me
Sarebbe interessante se non siamo interessati per questioni anagrafiche o per No, appunto no, secondo me soddisfazione basta. Cioè, massima. io questa cosa da scene post-credit me la devo, cioè, anche un po' di forza, sto cercando di scrollarmela di dosso. Cioè, le storie finiscono. Raga, a un certo punto le Certo. storie finiscono. Il problema è Punto che a c'è. capo, ne Esatto, raccontiamo delle altre, magari. perché volendo si può attingere a un prima in cui si può fare di tutto, di Ma no, tutto. puoi fare qualunque Purtroppo, cosa. partendo dai quattro fondatori di Hogwarts, però capisci che lì vorrebbe dire proprio, cioè, perché Ma va io bene fino... così. No, ma infatti basta. E io spero che la gente lo capisca, cioè spero che cioè, non se ne può più. Bisogna trovare la forza di distaccarsi dai personaggi che si sono amati. Cioè, onestamente, tutti abbiamo amato alla follia qualche libro, qualche personaggio, qualche storia, eccetera, e siamo cresciuti con la consapevolezza che quelle cose lì sono finite, punto. È chiaro che tutti hanno la curiosità e poi cosa succede, chissà cosa succede dopo, eccetera. Certo. Te lo immagini tu, non mi ricordo chi diceva questa roba, però cioè, il finale ce l'hai te in testa, è il migliore che è possibile perché è il tuo, basta. Cioè, ma Ne basta. parlavamo proprio forse con una puntata del Trono di Spade sul fatto che ognuno avesse il suo finale in mente e era impossibile comunque accontentare tutti. Ma Poi, ovvio, sì, non è che non puoi dai. fare un finale per dire adesso te lo immagini tu, No, però allora, è io ti dico, chiaro. poi ci sono tante situazioni, cioè io posso capire che, ad esempio, all'autore di Dexter fosse andato di traverso come avevano chiuso la serie, si è sentito necessario, cioè, si è sentito nella necessità di dire no, aspetta, quella porcheria lì facciamo finta di niente, diamogli un finale degno. Posso anche accettare che gli sia venuto questo dubbio dopo 10 anni, 12 anni, non mi ricordo quanto. E non sia una cosa commerciale. Posso anche crederci a questa cosa qua. Però, se questo deve essere, fai una roba decente. Cioè, Dexter New Certo. Blood è una porcheria, raga. Non l'ho ancora E visto. c'è una Poi porcheria per cioè, tornare su però Animali per dire, Fantastici, secondo me no. tanta gente poi andava a vederli per sperare di vedere qualcosa che aveva già visto di No, Harry esatto. Potter. No, 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 è quello che Cioè, per dire, dico. ah, quello è quello che poi di là diventa quello. Cioè. Esatto, cioè secondo me queste robe qua bisognerebbe avere l'ardire di dire basta, cioè, finiamola qua. E, io non sento l'esigenza di niente. Poi è diverso se mi fai tipo l'evento speciale sulla reunion del cast e tutte queste cose qua, per carità, bello, l'hanno fatto anche per Friends, cioè, bello, cioè, a chi piace, per carità, lo guardi anche con l'effetto nostalgia e va bene così. Però questa necessità di andare per forza a ripescare delle storie che sono chiuse per allungare il brodo e dare alla gente altri contenuti relativi, non ci vedo proprio il Ma motivo. secondo voi è possibile una possibilità alla Star Wars? Nel senso, ora si è chiusa la saga degli Skywalker, ma l'universo di Star Wars è ampissimo, raccontiamo qualcos'altro che sta lontanissimo da tutt'altra parte. È possibile che Harry Potter subisca un, tra virgolette, destino simile, possa essere positivo o negativo, ma una sorte analoga? Purtroppo sì, E secondo te è un ragazzi, c'è purtroppo? l'universo di Godzilla in Universal, vuoi che non fanno l'universo di Rivotta? Dai, dai. No, Io la dico mia pure. domanda è perché quest'anno, 2022, dovrebbe essere prevista l'uscita del videogioco Hogwarts Legacy, che è uno dei videogiochi maggiormente attesi di questa generazione. Racconta una storia totalmente inedita, tu sei un mago, puoi fare tutto quello che vuoi nel mondo di Harry Potter, poi vabbè, si vedrà meglio quando uscirà. E già qui vuol dire comunque raccontare una cosa totalmente nuova, ma in quell'universo lì. E il fatto che tra un po', chissà quanto, uno dica, vabbè, ma io voglio raccontare qualcosa di quell'universo lì, ma che non c'entra niente, il rischio, appunto, tra virgolette, c'è. Ma adesso guarda che Allora, hanno sdoganato. Scusami, Ciccio, so che sono logorroico, poi ti faccio no, no, figurati, parlare. figurati. Sono un No, po' fuori fase io, vai, vai. col discorso che Marvel ha sdoganato il concetto di metaverso,
Cioè, ragazzi, queste robe qua verranno fuori ovunque, ovunque, perché tu non devi più spiegare, cioè, nel senso, non devi più spiegare allo spettatore che cosa vuol dire tirare, cioè, qualunque personaggio di qualunque saga, di qualunque cosa, diritti permettendo, può finire dentro qualunque opera, semplicemente come cameo, acchiappa nostalgia, fan service, chiamalo come ti pare. Semplicemente per dare la quota a spallina, a gomitino al pubblico a casa. Che in realtà è anche un po' una figata se uno sa gestire bene gli ingredienti, perché appunto se uno ha tutto questa scelta enorme e non ne abusa facendo quattro film, tre serie TV ogni anno, la cosa è anche piacevole. Adesso mentre parlavamo, proprio il 13 aprile esce il terzo film di Animali Fantastici. Si chiama I Segreti di L'ultimo. Silente. Cos'è che a me infastidisce di questa operazione? Che siamo al terzo di cinque film. Il numero di film l'abbiamo saputo prima, non è come i sette libri che appunto abbiamo ben lodato, che sono stati scritti e man mano che uscivano veniva prodotto un film e ci stava anche, diciamo, a livello di botteghino il dividere la divisione in due dell'ultimo film. Però qua stiamo parlando di un'opera che non esiste, che è originale, in cui la Rowling sta scrivendo lei la sceneggiatura e dove si vede che giustamente, come in cioè, fare l'artista effettivamente non è magari come fare altri lavori, a un certo punto viene un po' meno l'originalità e non è Sì, è facile un fare po' dei come se reboot. dovessi fare una torta con gli ingredienti che ti sono avanzati dal prima, cioè tu hai fatto una torta, ti è Esatto. avanzata della roba, devi fare un altro dolce. Sì, ma la Perché roba. 20 anni Certo. prima quella torta lì aveva spaccato, appunto. Ma la roba è che poi fai questa torta orrenda, la mangiano tutti, tutti dopo averla mangiata dicono che è orrenda, gliela rifai 2 anni dopo, la rimangiano. Raga, È la pillola blu di cioè. Matrix. No, no, ma cioè, film brutti di Star Wars quanti ne abbiamo visti? Non è che ci siamo fermati al primo, mi pare. Cioè, onestamente, l'ultimo Tra Spider-Man l'altro, secondo me è uno scusate, dei... apro e chiusa parentesi, Vai. l'uscita del nuovo Star Wars quest'anno o il prossimo? Credo il prossimo, credo il Ma prossimo. cosa deve uscire ancora? Basta. Con l'Alta Repubblica si Non ce la comincia. faccio più, non ce la C'è faccio già più. la nuova trilogia prevista, quindi. Effettivamente mi state ricordando questa cosa. Voi avete letto l'ottavo Harry Potter, anche se non è l'ottavo, quella specie di sceneggiatura teatrale. No, è una sceneggiatura teatrale. Sapete che dopo i sette era uscito, come si Sì. chiamava? Qualcosa dell'erede. Sì, Yeah. il Non credo l'abbia letto neanche mia moglie, quindi vuol dire che proprio. ma Cioè. quello ma era proprio una cosa un po' slegata, secondo me, no? Cioè, Era uno già spettacolo quello. teatrale, confermo. Quindi in quel caso lì bastava lo spettacolo teatrale. Purtroppo è stato quello che ha dato il là a tutta questa apertura di saghe, spin-off, anche in ambito Harry Potter. Oltre, come avrete sicuramente notato, che quel virus di Star Wars di inventare sempre nuovi animaletti fantastici come lo snaso, per esempio, diventa marketing. Harry Potter non nasce Madonna. come marketing, se dobbiamo fare una sintesi di quelli che sono i nostri 43 minuti. È quello che a me No, personalmente dà assolutamente. tanto fastidio. Il Beh. contenuto vinceva sempre. Certo, ma Ma per tutte le saghe, cioè poi soprattutto quando ci tiri in mezzo i bambini, cioè devi vendergli qualcosa a sti bambini, non basta che vanno al cinema. Devi vendergli il peluche, devi vendergli la sciarpa, devi vendergli, cioè, raga, la bacchetta. mi sembra, non so come dire, mi sembra la base. Io, cioè, tutta la vita preferisco operazioni del tipo il parco a tema, dove porti i bambini a giocare, ma molto meglio rispetto Eh che sì. tutte queste robe orrende che non servono a niente. Poi, però, Eh io sì. dubito che la Rowling abbia scritto per la gloria, ma immagino per farsi i quattrini, quindi No, quelle no, certo, sì, no, però è certo. ovvio. Il mutuo era coperto con i sette Harry Sì, Potter. ampiamente. Effettivamente. A un certo punto, ultimamente mi era venuto un moto d'orgoglio quando ho sentito che il prequel del Trono di Spade, con un cast stellare di cui avevano già messo lì un bel po' di soldi, è saltato. Ho pensato, vuoi vedere che questa cosa inizia a non essere più remunerativa?
Invece. Però mi sa che è stato un po' un fu... Era proprio brutto quello lì, mi sa, più che... Secondo me sarà un importante spartiacque, ne parleremo sicuramente nella prossima puntata, la serie TV che deve arrivare quest'anno del Signore degli Anelli, perché quello, se quello dovesse essere un flop, secondo me, essendo la serie TV su cui si è stato investito di più fino ad oggi, e essendo sempre collegato a questo mondo di riprendere qualcosa già di conosciuto, rifarlo, riprenderlo, rimetterci della roba nuova, eccetera, se dovesse fallire e fallisce un colossal con marchio come quello del Signore degli Anelli, allora dici, facciamoci due calcoli prima, perché se ha fallito quello lì, magari rischiamo di fallire anche noi. Boh, lì è il Ipotizzo solito io, discorso eh. di un brand. Poi Secondo me non c'è anche il fallirà. rovescio della medaglia, se fa mega successo, si porta dietro tutto, tutti seguono Però la cioè, corrente. adesso voglio dire, la letteratura fantasy non è che è propriamente povera di saghe, Assolutamente. volumi e cose. È vero che personalmente l'80% del fantasy che ho letto o provato a leggere io era monnezza proprio fumante, però roba bella c'è. Per esempio, io non ho mai avuto, dopo la disavventura di Martin, non ho mai avuto cuore di approcciare La ruota del tempo di Jordan. Ho iniziato a vedere la serie adesso, mi manca tipo l'episodio finale, è una bomba, cioè secondo me è una bomba proprio. Quindi, cioè, saghe belle se le vai a cercare ci sono. Certo, ma quella è una saga finita già, Quella è una Professor saga finita che però Mignoranza. non ha finito lui. Mi sembra che adesso non so quanti libri siano, ma tipo gli ultimi o l'ultimo non era riuscito a scriverli perché è morto e li ha scritti il suo aiutante a cui lui si dice, cioè lui Vabbè, aveva detto confidasse, sì. come doveva finire tutto quanto, il solito discorso. Però io se, ai tempi già a memoria di Martin ho detto sì, no, ok, posto così, grazie. Invece adesso la sto guardando e è molto bella, cioè, e non credo che, cioè, sì, a parte che è una saga straconosciuta, cioè, tra chi legge fantasy ne parlano tutti strabene di sta ruota del tempo, però ce ne saranno tante altre, immagino, in giro. Avevano provato con Shannara, hanno fatto una porcheria, ok, conta anche Però Narnia. sono tutte cose. Terry Brooks è un top player in ambito fantasy, però avere Shannara effettivamente inguardabile. Però è Ma volevo. sicuramente che è successo poi magari di una serie anche. Perché sicuramente grazie al successo della Ruota del Tempo che sta ricevendo ottime recensioni, ne risentirà in positivo anche la parte letteraria. Quindi sì, come un po' anche con il fenomeno Dune. Cioè, esce Dune, la gente si va a riprendere il romanzo fantasy. È un po' svilente che magari un ottimo romanzo perda di valore perché non è stata fatta una buona controparte cinematografica o comunque televisiva. Questo è un... Cioè, perché appunto Brooks, cioè, non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato, però... No, però ragazzi, il discorso secondo me è sempre il grande pubblico, ci devi vendere le robe alla gente. Adesso, non voglio fare il solito discorso che da finto intellettuale, perché tutto sono tranne che, però, cioè, devi comunque vendere un prodotto a gente che guarda il Grande Fratello, Masterchef, cioè, che è abituata a un certo tipo di intrattenimento televisivo. E davvero non è un discorso critico, però, perché il Trono di Spade è piaciuto a questa gente qua, perché se questa gente fosse stupida, guardi la prima puntata e poi non lo guardi più, capito? Invece gli è piaciuto, però HBO ha dovuto fare per 2 stagioni ogni 34 secondi buttare una donna nuda, perché così la gente, oh, che attenzione, Merita. per tenere la gente collegata, cioè è avvilente questa cosa qua. Lo stesso, la stessa ruota del tempo ne parlavo con degli amici appunto che hanno letto i romanzi, ha un taglio un pochino in cui le trame, tra virgolette, relazionali tra adolescenti hanno un ruolo più centrale di quello che dovrebbero avere per coinvolgere un certo pubblico abituato ai teen drama, capito? Certo. Ed è una roba che magari non serve perché poi andando avanti la trama ti prende, però all'inizio questa roba qua la devi mettere perché sennò il La prodotto usi? Sì, non lo veicoli. È così, purtroppo.
Invece, tornando proprio testa bassa al mondo di Harry Potter, chiaramente facendo poi un'analogia a quello che è il cinema e la parte appunto letteraria, vi faccio questa domanda: qual è secondo voi il personaggio che cinematograficamente sia meglio riuscito rispetto a quanto letto nel libro? Perché siamo tutti e tre, arriviamo prima dai romanzi. E poi abbiamo visto la controparte cinematografica. Qual è quel personaggio che, diciamo appunto, come dicevamo prima, si è abbinato meglio a quello che avevamo immaginato durante la lettura? Sia per performance, sia per, non so, poi quale giudizio volete dare. Beh, il pitone è Sì. gigantesco nei film, dai. Tra l'altro, oggi è l'anniversario della scomparsa di Alan Rickman, quindi una Direi citazione che sicuramente non ha fatto casuale. poi non lo so. A me verrebbe da Onestamente, dire vai. Hagrid. Hagrid, che nel libro effettivamente emerge forse il lato più tontolone. Nel Sì. libro, nel film, mi sembra che ci sia questa proprio figura enorme che di fianco ai ragazzi è proprio protettiva. Anche in Assolutamente. questo Sì, caso, a tutti noi ha nel senso ricordato un di bidello, sicurezza. Vabbè, uno dei nostri certo. bidelli del liceo, per forza, tutti ce l'ha ricordato, quello che ti faceva entrare Assolutamente. dopo, così. Non lo so, io dico Hagrid, anche se penso di essere rimasto un attimo condizionato dal doppiaggio di Panofino. Cioè, perché Quello sicuramente fa dà tanto. ulteriore spessore al personaggio. Nel libro, Ah, beh, per quello che mi ricordo, assolutamente. non aveva un particolare, non emergeva in particolar modo se non per combinare casini enormi. Invece c'è anche un aspetto protettivo, soprattutto nei confronti di Harry, che mi ha sempre intenerito molto. Quello senza ombra di dubbio. La cosa poi a maggior ragione interessante da questo punto di vista è comunque poi sul set l'unico, credo a memoria, cambio di personaggio è stato quello di Silente al cinema, perché per i primi due film poi c'è stato il cambio, però per il resto, appunto, c'è stata questa continuità che abbiamo visto prima, che sicuramente ha aiutato, e anche noi comunque abbiamo la fortuna di avere, penso di poter dire, la miglior scuola di doppiaggio planetaria, perché comunque chi si vede i film in lingua originale si becca la bravura dell'attore che recita. Da noi magari spesso il doppiaggio salva anche il pessimo attore. E quindi noi abbiamo associato quelle figure a quel personaggio, tant'è che, come appunto citavi tu, Mauro, poi alla fine degli attori emergenti, solo di fatto Emma Watson poi è riuscita ad andare oltre a fare qualcosa, perché per il resto, se non siamo nel dimenticatoio, poco ci manca. Vabbè, Sì, il perché discorso secondo Zoria. vai. No, adesso non volevo fare un discorso prettamente estetico solo su Emma Watson, perché sicuramente anche lei ha tentato una carriera più nel cinema d'autore, ma il suo grande bestseller, anzi blockbuster, trattandosi in questo caso di film, è La Bella e la Bestia. Quindi sicuramente Emma Watson ha cercato di spaziare anche lei. Io ho in mente qualcosa con la Coppola, un Bling Ring che non era affatto male, Noi siamo infinito. Però è quella che è emersa di più. Il buon Daniel Radcliffe, faccio già più fatica a ricordarmelo, se non fosse anche in quel caso nel film dei maghi. Oh, you Io can see me. ricordo in un horror credo che abbia fatto, E sì, ha fatto un forse horror, è vero, è abbastanza la vedo, inquietante anche. che l'ha fatto quasi subito dopo l'ultimo, dopo I doni della morte parte 2, tant'è che quell'horror era stato pubblicizzato con l'attore di Harry Potter, cioè per far capire proprio la qualità magari eccelsa di quel film, dove di fatto era solo andarlo a vedere perché c'era Harry Potter e non perché fosse un Però buon film. Non so se era la allora, il vedova o discorso è che nero. quando parti con degli attori bambini, tendenzialmente questo rischio c'è, che crescendo l'attore non sia più. Cioè, adesso ci possiamo raccontare. È vero che siamo nell'era della diversity, e quindi tendenzialmente adesso puoi mettere sullo schermo un po' chi ti pare, però fino a 5 anni fa, tendenzialmente per fare l'attore dovevi essere bello.
Devi essere bello, carismatico, capace, e non è detto che un bambino che cresce rimane bello, carismatico e Assolutamente. capace. Emma Watson è rimasta quantomeno bella, adesso capace non ti saprei dire, nel senso a me non sembra malaccio come attrice, però non neanche tra le 100 attrici che menzionerei tra quelle brave, però ha i numeri per andare avanti a fare quel mestiere lì. Come si dice, mi viene anche il nome. Ron Weasley, vediamo Esatto. chi la interpretava, perché non avrei pure che nel frattempo cerco i dati e vi No, dico. il buon Ron, secondo me, non aveva Cioè, tutto io l'ho questo visto nella potenziale. reunion, sinceramente mi sembra salvato dalla tossicodipendenza. Poi adesso, per l'amor di Dio, non voglio lanciare accuse di alcun tipo, ci mancherebbe, però Ah, beh, ma ci sta anche. l'impressione è stata un po' quella, ecco, che difficilmente lo rivedremo di nuovo sul grande schermo. No, cioè, ma succede spesso. Se ci pensi anche Elijah Wood, non è che abbia fatto chissà, correggetemi se sbaglio, ma dopo il Signore degli Anelli non mi pare abbia fatto chissà che sfaceli. Ha fatto delle serie TV, Che se non serie vado TV? Ha errato. fatto quella del E cane? io in mente l'altra, quello dove era tipo aiutava un investigatore olistico, una roba del genere, credo fosse su Netflix. Però Allora, vi fornisco un po' di dati dall'internet che dice sempre la verità. Con l'asterisco, sto dicendo dovrebbe comparire un asterisco sullo schermo mentre lo dico. Allora, l'attore che fa Ron è Rupert Alexander Lloyd Grint. Effettivamente ha fatto tanto teatro e tanti film da americani indie, quindi molto da Sì, festival, ci molto da sta. Sundance Festival. Quindi dai, Ok. diciamo che sì. Un po' di tossicodipendenza vedendo le foto, effettivamente c'è stata. Sospetto c'è. Però, cioè, per non ricadere in luoghi comuni, però diciamo che in generale da Macaulay Culkin in poi abbiamo capito che la celebrità da giovanissimi non è una gran cosa. Però sì, Secondo me diciamo che devi essere di capace di essere portarla. aiutato, Devi essere aiutato. Cioè, essendo bambino, devi avere vicino a te delle persone che ti sanno aiutare in questo o senso. figlio di attore, io mi sbilancerei su questa cosa. Magari se sei già nell'ambito, Sì, magari. sei un po' più protetto. O magari ti vedono E come un raccomandato e non ti prende. anche se no, beh, è vero, anche quella non è una vita facilissima, effettivamente. Esatto. Però Sono intanto riuscito che a guardate dati vederlo. su internet, per esempio, adesso è uscito un altro film con il ragazzino di Jojo Rabbit, per esempio, in cui lui è protagonista. E anche quello Bravissimo, lì tra l'altro. è un altro. Cioè, bisogna vedere come cresce, cioè quando sarà adulto, se avrà ancora, non so come dire, l'attitudine di fare l'attore, ecco. Certo, ma io cioè, adesso sto pensando anche all'attrice che ha fatto Matilde Sei Mitica. Credo che non abbia fatto. Adesso magari dico una castroneria, ecco, però io non so se l'ho rivista, se l'ho ribeccata da qualche altra parte. Non so neanche cosa sia Matilde Sei Mitica. A me, sinceramente, di attrici, al di là che emergono sempre le attrici, tra l'altro, più che gli attori, perché è un dato che effettivamente, come diceva prima il buon Manku, cioè, c'è un aspetto estetico che sicuramente viene portato avanti, Ah, ma beh, certo. io mi ricordo di una Scarlett Johansson che era la bambina dell'uomo che sussurrava i cavalli, Drew Barrymore, che abbiamo detto prima, in E.T., È che Natalie appunto è Emma Portman di Watson. Leon. E Natalie Portman di Leone, esatto, avrei citato questi quattro casi. E Elijah Wood, nel frattempo, vi confermo che dopo la trilogia ha fatto queste due serie TV notevoli, che sono Dirk Gently, Ecco, quella questo che dicevo io, Detective, il quella detective olistico. che tra l'altro sono i libri quelli della Guida Galattica, cioè l'autore Douglas Adams, quello della Guida Galattica per Sì, per autostoppisti, quindi turbisti. più nerd di così, e Wilfred, che era quella dove ogni La volta si fatiscenza faceva era un un joint, parlava cane. non con un cane, ma con un tizio vestito da Ucciso da cane. cane. Quindi Sì, diciamo che sì, vabbè. la carriera anche qua ha preso una piega molto particolare. Sì, Notevole, poi sì. affronteremo il destino della compagnia appunto nella prossima puntata. Invece un po' l'abbiamo accennato prima, ma appunto quale sarà secondo voi il futuro?
della saga di Harry Potter, non tanto dal punto di vista tra virgolette cinematografico, perché quello ormai ci pare scontato, nel senso, al di là della saga di, appunto, di Animali Fantastici, ma ci aspettiamo prima o poi un qualcos'altro. Non so se voi ve lo aspettate sul piccolo schermo o sul grande schermo. Io sinceramente poi vi dirò la mia, ma se vi aspettate invece qualcosa dal punto di vista letterario, perché Harry Potter, non dimentichiamo, nasce lì, nasce con una serie di romanzi. Se troveremo qualcosa di nuovo lì, parto io dicendo che secondo me dal punto di vista letterario non troveremo più nulla. Perché la Rowling ha avuto l'intelligenza di dire io quello che devo scrivere l'ho scritto e faccio altro. Mentre dal punto di vista appunto extra libri, io sinceramente prima o poi una serie TV me l'aspetto e vi dico anche che me l'aspetto su Tom Riddle, io la butto lì. No, può essere Così. assolutamente. Come poi diventa Voldemort e puoi fare cioè puoi fare una serie che sia una miniserie, ma che sia una serie che duri per 10 stagioni con 1.000 puntate dentro, Ma cioè certo, se hai fatto il figurati. giovane Sheldon, non puoi fare il giovane Voldemort, Dai, voglio dire. scherziamo. Cioè, No, no, ma sì, io se devo dire, secondo me faranno tutto quello che possono fare per mungere la mucca, come si dice. Quindi faranno gli animali fantastici, finiranno sta roba qua e poi sì, secondo me nel ma la momento in Rowling cui si... sarà sempre cioè, adesso giuridicamente non lo so com'è coinvolta, ecco, diciamo, però presumo che una telefonatina prima di fare qualsiasi cosa gliela bisogna fare. Ma Ma secondo me se... dipende. Secondo me Esatto, cioè non... dipende, o meglio, gli si dice, cioè gli diranno: guarda, noi vogliamo fare questa cosa, ci stai? Se è sì e vuoi partecipare, quanto vuoi per scrivere, eccetera. Se no, non vuoi partecipare, quanto vuoi è per darci quanto vuoi per darci il nulla osta a procedere. Non avrà mai la forza se non vuoi dire no, basta. Se Non ha avrà il mai la potere di voglia. farlo. Cioè, adesso voglio dire. Non è che, cioè, se non è scema, questi vanno Ah, dai, toh, questi certo. sono 10 milioni di dollari per fare una serie sul giovane Voldemort. Mica la sovrascrivono sui suoi libri o sui suoi film, cioè che No, gli ma frega? Perché certo. dovrebbe dire di no? Allora, io penso di avervi fatto capire in ogni modo che spero che Harry Potter sia concluso, nel senso che è giusto così. L'altra cosa, l'altro dato che mancava era che l'opera teatrale si chiama Harry Potter e la maledizione dell'erede, così che abbiamo dato Sapevo che ogni c'era dato l'erede. preciso. Guarda, mi viene da dire al massimo un film su quest'opera teatrale, se proprio dobbiamo concludere, però sinceramente va bene così. Per quanto riguarda l'aspetto libri, segnalo comunque che c'è stata una nuova traduzione. Sia in Italia, cioè in Italia sicuramente, penso che lo sappiate che non c'è più non c'è più, non mi ricordo se Corvo Nero o l'altra casata che gli è stato No, a cambiato il tasso nome, rosso. che è Ha diventato tipo cambiato. Tasso Frasso o qualcosa del Sì. genere. Alcuni personaggi hanno cambiato cognome, la McGranny è diventata McGonagall, nel senso che c'è stata una traduzione, scusate, più vicina a quella che è l'inglese. Questo è forse l'unico gioco che mi viene in mente che può aver Ma dato continuità. io ho già avuto modo di parlare sempre sul Signore degli Anelli su questo argomento. Cioè, io lo trovo una bestemmia, secondo me. Cioè, perché è vero che per le nuove generazioni che si affacciano ai libri non lo sanno, magari non lo sanno, però cioè, è tasso rosso, è sempre, cioè, è Più che altro lo sempre. sanno dai film. Certo, È una cioè, vai a scelta. toccare un prodotto che in un modo o nell'altro è stato scolpito, cioè è così, è così. Non è che adesso si rimettono a fare i doppiaggi dei film cambiando i nomi, cioè, e quindi sono sempre un po' molto, no, non un po', sono sempre molto critico rispetto a queste operazioni, cioè, poi ripeto, faccio l'ultimo spot per la prossima puntata, ma il fatto di non sentire più un anello per Ghermirli, cioè, a me questa cosa proprio sbarella totalmente, cioè, hanno cambiato quella frase lì, ma una cosa che non ha senso dal mio punto di vista. Poi letterariamente magari possono avere tutte le ragioni dell'universo, faccio molta fatica a comprenderle, molta. Ma guarda, io non ho idea del perché facciano una roba del genere, quindi non, onestamente potrei dire, cioè, ti dico che secondo me non ha senso,
Non ho idea se ci sia una motivazione o se sia semplicemente per accalappiare i collezionisti con il remaster del libro. libro. Non lo Beh, so. sicuramente le prime edizioni, se uno le ha, fa bene. Secondo me farebbe bene a tenerle e conservarle bene. Tra qualche anno Ma secondo probabilmente me è una volta rifare. questa cosa qua. Adesso con la tiratura che c'era dei libri, secondo me, Vabbè, boh. certo, adesso sono milioni di copie stampate, assolutamente. Allora, prima di concludere questa puntata, volevo farvi una domanda, giusto per appunto una curiosità, diciamo, se aveste la possibilità di avere un oggetto dal mondo di Harry Potter, un oggetto qualsiasi, quale vi piacerebbe avere? Ermione, E oggetto, dai. no, oggetto, l'ho detto Oggetto. apposta. Sì, questo podcast si dissocia dalla figura della donna come Esatto. oggetto, ci mancherebbe solamente. Penso che tutti i presenti facciano parte di una casata di Hogwarts, se vogliamo condividere la nostra, perché penso anche qui la cosa bella è che tutti, dopo aver visto penso, il film, letto i libri, hanno detto: ma io di che casata sono? Cioè, vari portali su internet, cercare test, quale casata sei, eccetera, eccetera. Quindi, chi vuole partire? Vai Non Mauro, è una dai. domanda facile. Allora, mi verrebbe da No. dirti che Possibilmente vi chiedo di evitare bacchetta magico scopa come oggetto perché mi sembrano un pochino banali. Però, per l'amor di Dio, allora, no, in non lo realtà volevo giocarmi il evitiamo. battutone, nel senso che nel caso qualcuno ci stia vedendo in diretta, io volevo sì la bacchetta per un Wingardium Leviosa, perché oggi il cellulare mi sta facendo abbastanza imprecare sul tenerlo fermo. Al di là di quello, io assolutamente tutta la vita vorrei bere una burro birra. Questo Ci sta. sarebbe il mio desiderio più grande, bere una burro birra. Casata? Casata, la speranza è sempre quella di essere un Grifondoro. Da questo punto di vista, più cresco, più mi rendo conto che portare avanti il bene non è male. Quindi sì, da questo punto di vista spero tanto che anche con dei debiti formativi estivi di poter far parte di Grifondoro. Mauro? No. Scusami, Giuseppe. Ma guarda, io ti dico, oggetto, non mi ricordo oggetti magici, cioè c'è il mantello per l'invisibilità, eccetera, però se La proprio devo mappa del scegliere, malandrino che no, io se a proprio me devo quella scegliere sempre. voglio un maglione di Natale fatto dalla mamma di Weasley, quindi Beh, quello mi piacerebbe proprio. E invece se dal punto di vista della casata non lo so, no, non mi ci vedo come Grifondoro, non mi piace essere mainstream. Non arrivo a dirti Serpeverde, però magari una delle altre due. Però forse Serpeverde, dai, alla fine il personaggio più figo della serie è Piton, quindi cioè, ci starebbe, dai. Cioè, nel fatto che non per forza tutto il male, cioè tutti quelli che appartengono a un certo tipo di sistema debbano essere malvagi, mi piace come concetto. Quindi dai, io ti dico Serpeverde. Io qualche anno fa avrei forse risposto all'ampia gamma di dolci presenti nell'universo di Harry Potter per provare Caramelle, cavolo, le mille gusti più uno. tutti questi più uno, cioè le cioccorane, insomma, Le cioccorane. ce n'è quelle al gusto di cerume, poi però forse probabilmente è vero, non è un oggetto, quindi non so se poi mi può essere considerata valida, ma il fatto di avere il proprio animale. Quello sì, cioè è proprio una sorta di appunto animale guida, quello non mi dispiacerebbe come cosa, come appunto desiderio, ecco. Diciamo così, per quanto riguarda la casata Corvo Nero presente. Magari Allora, ce io direi l'avevo che io una domanda prima di vai, chiudere, vai, vai. Samu. Nel senso che abbiamo parlato del cinema, ma il personaggio Sì. dei libri preferito? Perché a me cambia radicalmente. Io ce l'ho tutta la vita. Prego, ascolto. Per me è Piton. Dobby. Io Dobby. adesso Qui vi già dirò c'è un questa elfo cosa. libero, raga, cioè, dai. Io poi Dobby Scherziamo. cinematograficamente lo sopporto veramente poco.
confesso. No, no, Dobby. Io, Sirius Affascinato Black. da... Non so, voi, No, non l'abbiamo no, neanche no, nominato, no, no, povero. no, no, dai, Sirius Povero. Black. Sono le discussioni sul finale, qua adesso No, ti passa prego. su Cioè, Sirius Black si avevo tirarono le tirato 4. tante di quelle madonne leggendo il libro. Muore come uno scemo, proprio. Come uno scemo, rimasto malissimo. No, ma sinceramente Figurati anche nel film... io. Nel film. Cioè, nel film dico, cinematograficamente, cioè, figura importantissima per Harry, ma... Cioè, concretamente non è che faccia poi chissà che cosa, ecco. Incredibile, vero? Concordo in pieno. Sì, Concordo in sì, pieno. sì. Tutto l'aspetto degli Animagus nei film poteva essere trattato un pochettino meglio. Beh, comunque Cioè, vabbè, al Lupin mille ore avanti. primo minimo duello, adios. Incredibile. No, Cioè, poi tipo, immaginavo cioè, che... davvero muore come l'arabo con Indiana Jones, cioè, una roba veramente senza senso, dai, no. Boh, il fascino della galera, effettivamente, del terzo libro viene un attimo distrutta. Però sì, secondo me è stato un pochino maltrattato nei film, questo va detto. Sono contento che siete d'accordo con me. Ecco, dai, ritratto tutto, se esce una Tra l'altro, serie nonostante su un Sirius grandissimo Gary Black... Oldman, cioè, Eh sì. che si è prestato egregiamente, ma invece la materia, vi piacerebbe seguire il corso, volo, pozioni, magia, incantesimi, arti oscure, difesa contro gli arti oscure, il Quidditch, non Boh, sogniamolo pozioni, almeno il no, Quidditch. sportivo no, pozioni, dai, ti dico pozioni. Pozioni. E sarei andata a fare uno stage dal fratello di Ron a fare In l'allevatore di Romania. draghi in Romania. Non credo. Quello sì, mi sarebbe Beh, piaciuto. ma anche con Hagrid, anche lui ha le sue belle creaturine sparse qua e là, diciamo nascoste nella foresta. Beh, Comunque nel libro, perfetto. cioè Sì. anche Patchock, adesso sono andato a secco su Dobby perché rimane la mia scelta, però anche Neville Patchock ha Ma anche cinematograficamente, secondo un suo me, perché. è un personaggio che non è assolutamente così banale come volontariamente lo si vuol far credere. Perché comunque anche poi nello scontro finale ha un ruolo assolutamente Centrale, sì. Ma centralissimo. caspita. Anche perché poi va a vendicare la morte dei genitori, quindi proprio lui coinvoltissimo quasi a pari livello di Harry, quindi... Assolutamente, assolutamente. Tolgo solo quest'ultima curiosità. Le love story che abbiamo visto appunto in Harry Potter non si conoscevano durante la lettura e l'uscita dei appunto, romanzi. Voi ve le aspettavate, cioè le conclusioni epiche, cioè diciamo la morte di Silente, cioè, non facciamo spoiler, no, mai, morte Ogni di mai. Silente. La morte di Silente, la vera natura di Piton, il fatto di Hermione e Ron, vi aspettavate tutte queste cose qui o vi aspettavate qualcosa o speravate qualcosa di diverso? Ma allora, io sto andando a memoria, ma io sono abbastanza sicuro che Piton fosse buono, l'avevo sgamato subito. Cioè, me l'ha puzzato da subito, ecco. No, beh, Perché no. dici troppo cattivo. Ma c'era un motivo per cui adesso dovrei andare a forse c'avevo scritto sopra qualcosa, dovrei andare a riprenderlo, però quella roba lì a memoria mi ricordo che l'avevo colto, cioè l'avevo intuita subito e a me non capita mai di intuire le cose prima quando guardo un film o leggo un libro, cioè di solito sono il più boccalone di tutti. È chiaro che è fatta comunque molto bene, cioè nel senso anche la morte di Silente non è tanta roba sicuramente. Tutto il Assolutamente. resto, le love story quasi neanche me le ricordo. Mi ricordo. Harry non stava con l'una, vero? Stava con un'altra. Allora, all'inizio stava con Cho Chang, con la Corvo cinesina. Nero. Esatto. Però c'era di Esatto. mezzo anche Cedric, così. E poi, appunto, piano Perché lì piano. è il calice di fuoco, è Esatto, si Dozen inizia Creek con i lì. maghi. Esatto. Cioè, il lì, libro è quello è molto, a me è divertito tanto quell'aspetto lì delle love story, Libro più Victor bello di Krum. tutti. Sì. Esatto. Quello tra l'altro nel film rende benissimo perché c'è anche proprio il ballo della scuola che devono Sì, invitarsi e no, così è è pazzesco.
piacevole. Però Assolutamente. alla fine questa scelta di Hermione e Ron come coppia finale non è male. Sì, Perché sicuramente non è la scontata Harry e Hermione, che forse all'inizio, con i primi romanzi, uno poi si sarebbe andato ad aspettare. sì, quello sarebbe stato veramente un po' troppo. Proprio veramente banale, cosa che Harry Potter non è. Hermione è diversissima nel libro. Mi ricordo che c'è questa, nel primo libro c'è proprio una descrizione fisica che parla proprio, non so, di spazio tra i denti, cioè come se fosse quasi, cioè, è descritta tipo come se fosse molto, molto secchiona, molto, molto dark, cioè non è una visione così angelica come Emma Watson. Certo, Però è interessante. la parte versione, diciamo, secchiona c'è, ma manca quell'aspetto proprio fisico, che dice il secchione, lo stereotipo che nel libro c'è della figura del secchione, che cinematograficamente è stato messo E da su parte. questa cosa la Rowling, secondo me, l'ha sistemata bene anche in corso d'opera nella scrittura, perché appunto poi questo aspetto anche proprio di, non parlerei di body shaming, però nel senso di stereotiparla un attimo anche dal punto di vista fisico, si perde proprio. Ma aveva comunque anche una credibilità, perché appunto crescendo una persona, Esatto, poi soprattutto crescendo. da bambino ad adolescente, cambia tantissimo. Quindi, cioè, non è che ha detto chissà che cosa, è una cosa credibilissima. Poi sicuramente è stata anche lei influenzata da quello che è stato fatto al cinema, secondo me, non c'è ombra di dubbio sulla parte finale, eccetera. Quindi poi io poi ricordo, giusto per chiudere l'aneddoto, che proprio Alan Rickman si era fatto dire dalla Rowling: no, tu devi dirmi che fine fa Piton. E lui, così sapendo il finale, l'unico insieme alla Rowling a saperlo, lui recitava in un determinato modo. Perché così, e quando gli chiedevano perché hai detto quella battuta in quel determinato modo, ma perché avrà un senso poi alla fine? E questo è veramente alla riprova appunto della grandezza dell'attore, che ha dato veramente vita a un personaggio fantastico, assolutamente. Doppiato anche lì, secondo me, veramente in Alla maniera grande, egregia. sì. Mi È veramente egregia. avete fatto venire in mente un'ultima cosa, anche se forse è tipo la terza ultima cosa che Ma dovevo dire. Draco è un po' Malfoy, non come quando l'abbiamo si neanche. gioca da bambini, si dice ancora 5 minuti. Esatto. Draco Malfoy, altro personaggio che non abbiamo ancora nominato del tutto. No, È non un po' ancora forzata troppo. come interpretazione, però mi viene da dirvi, che apre un po' lo spazio a quel tipo di bullo che vediamo più, recentemente nelle serie, nei libri così, cioè il figlio del boss, cioè Però non è secondo quello me. forte fisicamente. No, ok, però secondo me è forzata nella prima parte verso centrale della parte dei film. Nella parte finale, secondo me, l'interpretazione, la recitazione del personaggio di Draco Malfoy è fantastica, perché riesce a vivere il trauma che vive lui, perché è un personaggio tormentato. Ma Non cavoli, è. dai, nei libri comunque viene fuori, cioè, a parte Piton, cioè Harry Potter è idolatrato da tutti, non, sembra Sì, 007, non ne sbaglia certo. una mai, cioè, Draco Malfoy, voglio dire, è il Johnny Lawrence di Harry Potter, non so come dire. No, è vero, però diciamo che, cioè, quello che magari ti fa anche la battuta un po' più contro Ron e la famiglia dei sette fratelli che hanno il maglione appunto Chiaro pungente, che così. non è, cioè, non è una brava persona, cioè, non so come dire, però cioè, è un ragazzino che si trova con il fatto che comunque è nella casata che per tutti è lo schifo dello schifo. Ha un Tutti padre che è un quanti padre che vanno dietro a sto qua che è, cioè, Johnny Lawrence. No, Comunque, ma no, a infatti, questo no, punto vai. no, sto dicendo che quello che ormai definiamo ufficialmente il nipote di Dawson Creek nel Calice di Fuoco, c'è anche il pezzo dove Ron sclera con Harry perché gli va sempre tutto bene, tant'è che anche il calice sputa fuori il suo nome, vuol dire, cioè, hai rotto. Questo Sì, è effettivamente certo. apprezzabile, Sì, apprezzabile, effettivamente. assolutamente. E no, l'ultima roba mia invece è che una cosa che non abbiamo sottolineato è che per essere la saga che è, col taglio che aveva all'inizio, col target che pensava di avere,
La Rowling ha dimostrato una forza nel decidere di uccidere senza nessun problema personaggi molto importanti, che è una forza narrativa enorme, perché comunque, cioè, non voglio dire che un romanzo è bello se i personaggi importanti muoiono, non è così, cioè, non è necessario, capito? Esatto, Però non è se... un ingrediente indispensabile. Esatto, non è un ingrediente indispensabile, però lei lo ha fatto in una maniera molto bella, molto forte. E con un coraggio, secondo me, che tanti altri scrittori non hanno, a partire, lo dico senza problemi, dal tanto idolatrato Martin, ah, lui è bravo perché uccide i protagonisti. No, perché alla fine della fiera si è dimostrato non essere in grado di uccidere, ne ha ucciso uno all'inizio e basta. E invece lei ha, zitta zitta, da questo punto di vista, tutto quello che serviva per far progredire la storia con coinvolgimento emotivo l'ha fatto senza mezzo ripensamento, senza passi indietro, Io senza ricordo ancora niente dove ero quando ho letto della morte di Silente. Cioè, fisicamente mi ricordo dove ero, in che posizione ero. Cioè, per proprio dare seguito a quello che dicevi tu. E sono pochi i momenti, parlo io personalmente, di cui ho un ricordo così vivido della lettura. Cioè, ti fa capire quanto tu sei. Quanto lei ti abbia preso e portato dentro Sì. alle sue No, pagine, no, è vero, è vero. alle sue parole. È verissimo. Dal punto di vista del coinvolgimento emotivo ha fatto un'opera, secondo me. Boh, Siamo felici di averla sì. potuta vivere, Cioè, sicuramente. sì, io l'ho letta tutta nel 2008, quindi avevo già i miei bei 27 anni, quindi non propriamente un ragazzino, e vabbè, all'inizio fai un po' fatica, ma quando entra nel vivo è una roba, è un romanzo super adulto, quindi brava, brava. Come d'altronde anche i film, proprio anche i film hanno questa oscurità crescente che segue di pari passo quello appunto dei libri. Intanto, infatti c'è l'aneddoto all'inizio, il logo della Warner Bros. Diventa più scuro con il passare dei film. Quindi proprio questo cupone, no, cupone, no, non lo so, boh. Incupirsi, no? Esatto, sì, quello crescente che poi è di fatto quello che è, perché si parte con un libro per ragazzini, ma il ragazzino 10 anni dopo non è più un bambino, e È quindi vero. è un'altra persona a cui devi raccontare altre cose. Beh, perfetto, io ringrazio anche Mauro per la partecipazione, naturalmente. Vi ricordo che ci potete trovare su iTunes e su Spotify, a qualcuno piace Nerd. Per chi volesse, siamo anche sul canale YouTube di Nerd Games, naturalmente siamo anche sul nostro sito. Vi saluto ricordandovi, come abbiamo già citato a lungo durante la puntata, vi invitiamo al prossimo episodio tra 2 venerdì. Comunque troverete tutti gli avvisi sulle nostre pagine. Sarà una puntata dedicata a Tolkien e alla Terra di Mezzo. Da parte mia vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, per averci voluto ascoltare come al solito per quest'oretta di diretta, o chi ci sta ascoltando. E alla prossima. Grazie a tutti e un saluto. Ciao ciao! Ciao raga. Ciao.